Errore e morte a Giacarta, capitale dell'Indonesia, colpita da una serie di attentati dopo quelli che avevano investito nel 2009 gli hotel Marriott e Ritz. Un comando composto da 14 persone armate di granate ha seminato il panico. Il bilancio è di 7 morti. La polizia ha parlato anche di un cittadino olandese tra le vittime, ma il ministero degli esteri olandese ha detto che il connazionale è gravemente ferito. Secondo le notizie, le esplosioni sono state ben 7, vicino ad un quartiere delle Nazioni Unite ed anche vicino a ristoranti della catena Starbucks, situato nel palazzo Skyline. Ci sono stati conflitti a fuoco con le forze dell'ordine ed almeno 4 sospetti attentatori sono stati arrestati ed altri sarebbero in fuga. Dietro gli attentati ci sarebbe un indonesiano che starebbe combattendo con l'ISIS in Siria. La stessa ISIS ha rivendicato la paternità degli attentati avvenuti in Indonesia, in stile Parigi, del 13 novembre scorso.